Una festa in Piazza Dante nell'ambito della sesta edizione di Ecologicamente per la conclusione del percorso di educazione alimentare Mensa Sana in Corpore Sano che l'assessorato all'istruzione del Comune ha promosso nelle scuole con il Dipartimento di Prevenzione SIAN, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL Napoli 1 Centro. Per l'occasione sono stati allestiti laboratori dedicati ai bambini sul riciclo, l'alimentazione e la diffusione di corretti stili di vita. È un intervento che puntava a modificare le abitudini alimentari dei bambini passando per la consapevolezza e la possibilità di rendere facili delle scelte diverse e quindi puntando sul coinvolgimento della scuola, delle mamme soprattutto, che sono diventate le artefici reali della decisione e del cambiamento. Quindi modificando sostanzialmente, hanno deciso loro e l'hanno portato avanti, la modifica dello spuntino di metà mattinata che consisteva in maniera generalizzata in merendine molto caloriche sostituite dappertutto con la frutta che i bambini hanno scoperto che amano, con merende di tipo tradizionale, il pane sale olio, lo yogurt. Il villaggio di Ecologicamente resterà in Piazza Dante fino a domani per sensibilizzare la cittadinanza sui temi dell'alimentazione e dell'ecosostenibilità. Agli studenti saranno offerte merende sane, frutta e pane con marmellata biologica. Potranno partecipare inoltre ad attività didattiche e giochi educativi sul tema dell'ambiente.